La natura è la casa di tutte le forme di vita e ha i suoi delicati equilibri. I parchi naturali si prendono cura di questa ricchezza e tutelano la biodiversità, permettendoci di scoprirla e apprezzarla. Anche il solo passaggio dell'uomo genera inevitabilmente dei disequilibri, alcuni evidenti, altri meno. Tra gli impatti più evidenti che l'uomo può causare ci sono gli incendi. Dove e come accendi il fuoco può fare la differenza. Questo mi sa che non è il luogo giusto. Bravo, qui va meglio. Mi sa che non è il modo giusto. Ecco, appunto. Alto là! Adesso però spegnilo nel modo giusto. Un altro impatto di cui siamo spesso inconsapevoli è il disturbo che generiamo camminando fuori dai sentieri. Molto spesso, senza accorgercene, produciamo dei cambiamenti evidenti e immediati sull'ambiente circostante. Altre volte, invece, il cambiamento non è evidente, perché ci sono molti altri mondi, oltre a quelli che percepiamo coi nostri sensi. Le attività che svolgiamo all'aperto possono produrre dei cambiamenti. L'impatto che ne deriva dipende dalla frequenza e dall'intensità del nostro passaggio. Per permettere alla natura di continuare a rigenerarsi nel tempo, nei parchi possono esserci delle zone esclusive, in cui l'accesso, anche temporaneo, non è consentito. Siamo parte integrante di un complesso ecosistema, fatto da vaste foreste, magnifiche montagne, limpidi torrenti, sconfinate pianure e placidi laghi. Ambienti diversissimi e incredibili, in cui convivono, in un delicato equilibrio, miliardi di forme di vita differenti. L'uomo è solo un tassello, una piccola parte dell'ambiente naturale. Conserviamo la natura, tuteliamo tutte le forme di vita. Potremmo così custodirne la bellezza, conservarne i benefici e consegnarle alle generazioni che verranno. Restiamo in equilibrio.